Amici di Modo.it e Hikma 2023, forse già ve ne siete accorti, ma siamo all'interno, in una parte un po' più calma delle altre, fortunatamente, dello stand Andreani, in compagnia del, posso dire mitico? Mitico Giuseppe Beppe Andreani? Beppe sì, mitico, ma magari. Beppe Andreani e Andreani Group non presentano grandissime novità quest'anno, ma mantengono la loro line-up di sospensioni, di modifiche e alle sospensioni di aggiornamenti, ma su un argomento vogliamo essere ancora più chiari, forse anche sfatare un piccolo mito: le moto pesanti, pesanti tra virgolette, bicilindrici in fuoristrada possono andare, se adeguatamente equipaggiati, altrettanto bene che le monocilindriche ben più leggere. Stiamo bestemmiando perché è una cosa assurda, però sì, c'è la sorpresa che si era già capita l'anno scorso, ma che quest'anno è stata riconfermata, che comunque con le Tenere, con le Aprilia, alla fine a livello di tempi nelle assolute se la giocano con le Beta, se la giocano con le KTM, quindi parliamo di 60-70 kg in più e fanno gli stessi tempi, è assurdo. Quindi, però evidentemente il buon Botto dice che l'effetto del peso, logicamente le moto vengono un pochino alzate, viene aumentata la corsa, insomma forceria da 48, è stato fatto un lavoro importante per dare una certa stabilità, ma quel peso in più in determinate circostanze aiuta. Con la manetta del Botto e dice Ruti, con la manetta di chi glielo sa dare, però è un qualcosa che abbiamo sempre pensato fosse un handicap grandissimo e adesso ci troviamo che in alcune circostanze è un vantaggio. Quindi, scendiamo un po' nel dettaglio, cosa cambia realmente con queste forcelle di diametro molto generoso e queste telature un po' più alte? Dal punto di vista dinamico, cos'è che si acquista la motocicletta, la bicilindrica? Beh, normalmente viene fatto un aumento di corsa importante, in particolare sul Tenere, anche perché il Tenere ha il vantaggio che facendola scendere di più, perché alzarla non possiamo alzarla molto perché la moto poi diventa inguidabile, perde trasferimenti, non funziona, però può scendere perché comunque non tocca sotto. E quindi un lavoro importante, sì, su quelle moto lì un pochino ci alziamo ma aumentiamo molto la corsa, quindi l'avere più corsa ti permette di assorbire molte più buche, di fare salti, di fare cose importanti. La forcella da 48 ti dà una direzionalità, una solidità nel manubrio che ti dà sicurezza e quindi ti spinge a fare, anche perché ripeto, per lottare per l'assoluta devi andare forma forte, non è che, e quindi lì torce tutto, sono pietre, sono sassi, sono canali e loro stanno lì davanti con questo affare, quindi comunque normalmente viene fatto un lavoro importante di taratura, ma soprattutto, ripeto, è l'aumento della corsa e la rigidità che viene dato nell'anteriore che si trasforma in sicurezza, insomma. Rigidità che, come tu hai ricordato anche in un altro nostro video, non deve andare a scapito della frequenza dell'escursione, non bisogna mai bloccare con troppo freno. Mai, perché l'ammortizzatore che non ritorna rimane giù e se rimane giù vuol dire che è più duro e tu perdi la sequenza e quindi perdi il feeling, non sai cosa sta succedendo, quindi non vai, e comunque nell'enduro quando devi salire così perdi il grip, non vai su perché la moto non copia e non segue le buche, quindi questa è la base. Botturi e Company sono dei manici assurdi, ma cosa potrebbe cambiare invece per l'utente un po' meno, mettiamolo così, racing, uno come me, insomma un amatore che vuole con la sua bicilindrica iniziare a fare fuoristrada e dotarsi magari di queste sospensioni, chiamiamole così, maggiorate, per essere molto sbrigativi? Beh, comunque sono moto buone che nascono già con una base, diciamo che avere una sospensione e un assetto buono ti permette di superare o far sì che non succeda niente quando prendi quella buca strana, il canale che non l'avevi visto o la pietra, perché se fai delle strade bianche vai tranquillo, può andare bene tutto, ma normalmente il motociclista parte piano e poi dopo va, e quando vai veloce l'imprevisto nelle strade bianche, comunque nel fuoristrada c'è. Quindi sono che ti sembra da 10 cm invece è da 20 o da 30, e se non hai una progressione, una solidità importante nell'idraulica, nel sostegno, fai male fondamentalmente. Quindi sono miglioramenti in realtà che possono essere sentiti anche dall'utente comune.
Sì, perché fondamentalmente non irrigidiamo, cioè diciamo che la moto è abbastanza sostenuta, quella del Bottu è particolarmente, però non andiamo a togliere il comfort, perché comunque poi ci sono anche i pezzi dove si va piano, dove ci vuole sensibilità, quindi è soltanto diciamo un prodotto più performante che ti dà una progressione che ti permette di prendere anche quelle botte, perché immagino anche che chi ha costruito e ha tarato il Teneré non abbia pensato l'enduro estremo o quantomeno gente che ci smanetta. Esatto, perché si fa sempre una taratura un po' di compromesso, bisogna accontentare gli stradali, o comunque chi va piano come me per esempio, che insomma in fuoristrada, e chi invece vuole andare più forte. Immagino che la maggioranza di chi compra quella moto poi ci va per strada, ci va a fare certo. Un giretto. Però, ripeto, il bello è che anche chi ci va a fare enduro estremo o chi ci fa rally a livelli molto alti, comunque ci va forte. Beppe, noi vediamo qua alle nostre spalle tutti i vostri macchinari che ormai conosciamo abbastanza bene per le tarature e le modifiche agli ammortizzatori. Qual è la prima modifica che consiglieresti a chi ha una moto, cambiamo un po' argomento, a chi ha una moto anzianotte come magari quelle che ho io? Una modifica o un aggiornamento? Vabbè, premesso che questo è il mio mondo, sono tantissimi anni che ci lavoro e per noi riuscire a migliorare le cose, come dire, è una fede, è un piacere, è un orgoglio, è un qualcosa, quindi cerchiamo sempre, siamo in tanti e lavoriamo in tutte le discipline per riuscire a capire uno cosa bisogna fare e due come dobbiamo farlo. E la prima modifica, come già tante volte detto, è mantenere, nel senso che l'ammortizzatore in particolare quando ha fatto un certo numero di ore si riempie di aria, e l'aria non è come l'olio quando passa attraverso le lamelle, l'olio diventa schiuma e quindi si perdono le performance, si perdono soprattutto le performance a caldo, e perdere le performance vuol dire che quando sei in una situazione di emergenza e lì avresti bisogno dell'ammortizzatore che ti frena, della moto che ti dà una mano, certo. E invece ti dà un calcio, il famoso calcio che ti fa passare davanti e ci si fa male, e noi non dobbiamo farci male. Quindi no? Primo consiglio in assoluto, ragazzi, tenete l'occhio alle sospensioni, mantenetele bene, fate manutenzione adeguata, che è una questione di sicurezza soprattutto. Sì, si cambia l'olio al motore perché si consuma, qui l'ammortizzatore ha comunque dei problemi, e ripeto, se l'olio del motore non va bene grippi, se qua l'olio è troppo vecchio ti fai male, è un'altra storia. Benone, seguiamo i tuoi consigli, grazie Beppe Andreani, ciao a presto, a ciao.